La somma dei numeri che il collega Iezzi ha qui esposto, parlo del 2020, sono circa 25 milioni su 60, ok? È il 2020, 26 milioni. 3 più 8,5 più 1 più 1 più 16, che secondo il collega Iezzi vengono sottratti alle forze dell'ordine. Per darli a chi, onorevole Sisto? Alle forze dell'ordine. Facciamo due conti semplici semplici. Per gli straordinari in eccedenza, il precedente governo ha lasciato una somma ingente, 0 euro. Zero. Questo governo ne mette 175. Tenga i conti fino alla fine, onorevole Sisto. Le ho parlato di 25 milioni che, secondo la Lega, secondo me no, vengono sottratti alle forze dell'ordine. Siamo a più 178, meno 26. Per la dotazione di straordinari il governo precedente ha lasciato 38 milioni che diventano 48, quindi siamo 175 più 10 meno 25. Per la riorganizzazione delle carriere ne ha lasciati 119, se vuole le dico dove li prendeva i precedenti 119 il precedente governo, di cui faceva parte l'onorevole Salvini, il suo sodale nelle politiche sulle forze dell'ordine, e questo governo ne mette 179, ok? Sugli aumenti contrattuali, cioè sulla firma di un contratto, il precedente l'ha firmato il governo Gentiloni e la Lega era all'opposizione di quella firma del contratto. Il precedente governo, cioè il ministro dell'Interno Salvini, il segretario del partito dell'onorevole Iezzi, ha lasciato 330 milioni e noi ne mettiamo 600. Forse voi avete assistito alle audizioni del comparto sicurezza, soccorso pubblico e difesa nella prima commissione della Camera. Che cosa chiedevano? Chiedevano i soldi per il riordino delle carriere e dunque per l'aumento della loro paga o no? O io sogno e ci sono le relazioni scritte. E quando qui si cita, a nome dell'onorevole Iezzi, meno 1 milione di euro per le forze di polizia al Ministero dell'Interno, bisognerebbe dire che ne sono stati aggiunti 300 per il loro contratto, perché arrivano nelle loro tasche quei soldi. Abbiamo sottratto 1 milione per rimettere 300 nel contratto. E l'ultimo contratto firmato in 10 anni in questo Paese non è stato firmato mai né da Forza Italia né dalla Lega. Uno noi nel 2017, secondo contratto noi nel 2019. Quando potrete dimostrare che io dico il falso, tornate pure.